Raga, prima che inizi il video volevo dirvi una cosa, mi raccomando lasciate un sacco di like per questo video perché mi ha preso veramente tantissimo tempo, quindi vi prego di lasciarmi un like per darmi il supporto, mi raccomando, vi lascio al video. Bella a tutti ragazzi, oggi è Hyflex che vi parla e oggi siamo tornati nel Let's Play di Minecraft. Siamo arrivati al 28esimo episodio e in questo episodio andremo a costruire le stradine perché non se ne può più di questi alberi, ogni volta mi intralciano. Ora appena esco fuori vedrete il mondo con più arioso, più bello, più spettacolare. Allora, intanto dobbiamo craftarci le torce, illumina, cioè le lampade con questo illuminate, perché voglio fare una cosa molto bella. Ecco, guardate la differenza, c'è bellissimo. Non vi dico quanto tempo ci sono stato, una settimana che spacco alberi, ma proprio mamma mia, guardate qua che bello questo albero. Tra l'altro guardate quanti alberi, bellissimi. Li prendo tutti perché noi non siamo poveri di alberi, noi abbiamo i big alberi belli. Quindi, un altro si può già, me l'ero dimenticato, è giusto, è la cosa più importante, me la dimentico. Ho giocato off camera e taradada, 16 diamanti. Lo so che non ci crederete mai, ma io ho le prove perché ho tanti. Giustamente si mette a piove. Io devo costruire fuori. E che fa? Si mette a piove. Ma vaffanculo, va. Mamma mia. Pure temporale. Va bene, ok. Che giustamente. Scassamento. Allora, quindi andiamo di qua perché era di qua. Scendiamo. A posto, siamo scesi. Poi si va a destra. Ecco, però entra. Guardate quanto ho scavato così per passatempo. Mi sono raffreddato tipo dei picconi di ferro. Ho iniziato a scavare. Qui mi pare che non c'era niente. Ecco, infatti non c'è niente, non lo so, forse sentivo qualcosa, non me lo ricordo. Allora, qua guardate che ho trovato tutto il lago, bellissimo. Dopo vi faccio vedere anche dove recuperare i diamanti. Ne ho recuperati prima tutti questi qua e dopo un pochino più avanti, tipo, non mi ricordo, forse qua li ho recuperati. Guardate quanto ho scavato. Ecco, c'ho pure le prove. Ho trovato pure un canyon bellissimo, che mi pare che già l'avevo esplorato con voi, cioè la quantità di scavo è incredibile. Vi faccio vedere anche che c'ho un macello di ciottolo, se direte che il tunnel l'ho fatto in creativo. E c'ho proprio prove, un sacco di prove che non potete dire l'ho fatto in creativo, perché non l'ho fatto, quindi. Quindi ora usciamo da qua dentro e faccio vedere quanto ciottolo c'ho. Allora, ma non ti buggare in mezzo ai blocchi, rincoglionito mentale, stupido. Di qua si sale, boh, forse sì, forse no. Dobbiamo fare anche il parkour, bellissimo, che io sono molto bravo a fare il parkour. Ma porca troia, vaffanculo al parkour. Vai, pillar. Beh, mini pillar. Guarda, mi devono far cadere fantamongoloidi. Ecco, c'ho anche la scaletta, ormai mi sono fatto, per quante volte sono sceso in questa miniera bellissimissima. Ora saliamo e basta. No 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 no, da dove si sa? Ogni volta questo me lo scordo. Ah, vero, di qua c'è la farm di zombie, usciamo di qua a sto punto. Quindi facciamo così. Mi pare che ha smesso di piovere. No, non deve smettere, è pure notte. Bello. Ora i creeper scassano. Ecco, avete capito. Buongiorno. Non c'è nessuno. E noi ce la facciamo correndo, perché non vogliamo bei incontri con i creeper.
Arrivederci, tu muori perché mi servono le due frecce. Mamma mia, dove ho tirato? Morto. What the fuck? Vieni qua. Tua sorella! Bravo cane, tu sì che hai spirito di squadra. Molto bravo. Siediti. Ecco, siete tutti qua, ok, molto bravi. Quindi andiamo a dormire e dopo si parte per la costruzione di queste stradine bellissimissime. Allora, intanto, però prima, devo far vedere che c'ho un sacco di shot. Guardate, guardate la quantità industriale di shot, quanti stack. Ecco, ora c'ho un sacco di prove. Ma vai a quel paese. Tra l'altro i cani sono usciti senza il mio permesso, molto bello. Che dite, entrate? Allora, poi li faccio entrare, tu levati. Allora, strada voglio fare così, guarda, li faccio vedere subito. Però voglio fare tipo una cosa diritta. Quindi uno, due, tre, e dopo qua così. Bello, no? Tutta di questo stile, quindi ne faccio un po' con voi e dopo la faccio su camera, perché tanto vi annoierei facendo tutto questo lavoro con voi, va? Poi casomai non mi basta la cobblestone o questi qua, ma tanto c'ho là la bellissima farm, molto bella e efficiente. Comunque una bellissima farm. Ti levi dalle palle, vai via. Oh minchia, e devo fare una cosa, porco Dio. Ecco, devo fare questa cosa qua. Quindi faccio vedere intanto come faccio questo pezzo qua, così va, potete vedere. Quindi qui voglio fare una cosa del genere, dopo giro verso di qua. 1, 2, 3. Dopo devo fare tutta questa zona. No raga, ma non si può costruire così, tu vieni dentro. Non si può fare una cosa del genere, no. 1, 2 e 3. Ah, poi se no che cos'è raga, non si può. Oh, bellissimo. Ma perché sono questi buoni? Ah vero, qui ci sono stati creeper molto bravi. Mi hanno fatto questo bellissimo regalo di essere esplosi. Fanculo, blocco, devi mettere dove dico io, non dove dici tu, cretino. Esce dall'uovo di Pasqua, mi dice pure da dove deve essere messo. Ma per favore, va. Quindi, qui dobbiamo fare così e dopo tutto verso avanti. Ma tu mi devi ascoltare pure, ti pare che con te cambia la regola. Ecco, così, tutto verso avanti. Adesso una cosa molto bella. Oh, guardate come si scava la velocità della luce così. E che cos'era in quel modo? No, quando mai va. Ecco così. Guardate c'è qua. Vabbè raga, ora faccio un taglio quando finisco. Anzi no dai, vi aggiornerò dopo. Quindi non la finisco tutta la strada io da solo off camera, ma la finisco con voi. Tra l'altro qua ho sbagliato, quindi dobbiamo allargare ancora. Che tanto ormai sono abituato, perché devo sbagliare sempre, perché proprio è normale. Vabbè raga, quindi faccio questo piccolo taglio e ci vediamo tra poco. Eccomi qui raga, ho proseguito la costruzione delle stradine. Qui abbiamo tutta questa zona qua centrale che ci porterà fino là sotto di qua. Tutto bello. Qui già l'ho completato, dove si arriva fino a qua, a questo macchinario. Dopo qui sopra andiamo a mettere questa. Lo so, non è una mia idea, è un'idea di Tech4Play di mettere le antenne qua, ma è stupendo, è un'idea bellissima. Quindi la faccio assolutamente, perché veramente questa idea è bellissima, proprio bella. E anche per illuminare la zona, siccome le zucche tipo si avvicinano al marrone, quindi
un pochino diciamo che si mimetizzano e quindi fanno anche luce allo stesso momento. Ed è brutto ad esempio mettere al loro posto delle torce oppure della glowstone, è così proprio bellissimo. Tra l'altro tutta la cobblestone che avevo sta finendo tantissimo. Allora, quindi ormai faccio quest'altro pezzettino con voi. Quindi anche di qua ho terminato, perché arriviamo fino, anzi no, no, ancora possiamo andare avanti. Qui faccio vedere come faccio, faccio così, molto semplice. Guardate, lo rifaccio, ecco fatto. Molto semplice anche da capire. Qui poi non faccio più niente perché c'è una miniera, quindi mi secco a fare tutta la pianura. E quindi si lascia così. Tra l'altro ho sprecato pure una pala di ferro. Meno male le pale costano poco. Uno di ferro, ad esempio questa qua. Giustamente in diamante non l'ho fatta la pala perché giusto. Poi sprecavo un diamante, tantissimo. Con questa crisi che c'è, sprecare un diamante in questo modo non mi sembra affatto corretto. Quindi ormai scavo anche di qua, che c'era un'altra miniera, mi pare un buco di un clima, non me lo ricordo. Ok, ecco fatto, anche di qua è completato. Quindi raga, ormai finisco da quell'altro lato e ci rivediamo tra poco. Tra l'altro questo blocco è buggato. Eccomi qui raga, ormai ho finito la costruzione delle stradine. E quindi bello. Quindi ormai mettiamo questi altri blocchi con voi. E mi ha preso veramente tanto impegno questo video. Vabbè, però ci sta, almeno il mondo ha preso già una forma propria, già è qualcosa di diverso, bellissimo. Quindi vediamo se c'è altre zucche. Vabbè, intanto vediamo se queste vanno bene, poi vediamo. Quindi dobbiamo andare intanto sugli alberi, su alcuni alberi, quelli più vicini alla strada naturalmente, perché poi non mi bastano le cose. Questo non mi piace perché è troppo alto. Qui c'è il cavallo bloccato, quindi dobbiamo fare così, molto semplice. Ecco, bellissimo. Poi, no, vabbè, però così si vedono troppo. Quindi facciamo un'altra cosa, raga. Scavo qua un blocco. Ecco, così già è meglio. Penso, ora vediamo come viene. Però mamma mia, ci sto un macello di tempo. Vabbè, così già è più bello. Poi mi vado a prendere moltissime foglie della giungla e le vado a posizionare qua. Però giustamente off camera, e ve lo faccio vedere nel prossimo episodio, perché altrimenti vi avrebbe un video veramente troppo troppo lungo. Quindi ora raga, faccio un altro taglio ancora perché, cioè lo so, vi annoio mettendo solamente torce, cioè va. Quindi faccio un altro taglio, ci vediamo. Raga, ho finito di mettere le torce, devo dire che me ne sono avanzate 11, comunque è veramente un bellissimo lavoro. Guardate, è bello. E siamo anche di notte. Bellissimo, è proprio. Io ho ucciso uno scheletraccio. Oh, l'ha finito di uscire, va, sti cani, va, ammazzatelo, va. Ogni volta escono sempre. Comunque ci sta una vista panoramica dalla torre, allora perché l'ho costruita? Levati dalle palle, brutto ragno del cavolo, non mi rompere, devo finire il video, dopo ti spacco la faccia pure a te. Dopo qui, quando faccio la scaletta, farò un'altra cosa spettacolare, guarda perché è bello proprio. Guarda, è bellissimo, bello, bello. Mi piace questo lavoro, comunque l'episodio di oggi merita almeno 15 like, raga. Vediamo se ci arriviamo perché è veramente un episodio molto bello, perché mi ha impiegato veramente un pomeriggio. E a parte questo, comunque mi sono divertito anche a registrarlo, quindi non è un problema questo qua. Però alla fine, guardate il lavoro. Ha cambiato completamente visione, cioè, è completamente diverso questo mondo. Guardate che c'è qua. Rispetto alla puntata scorsa, alla puntata di oggi è qualcosa di completamente diverso. E ora, nelle prossime due puntate, vedete come cambierà radicalmente questo mondo. Farò una puntata nei sotterranei e costruirò la farm di pecore perché mi serve. E nell'episodio dopo farò la fattoria.
La devo fare lì al posto di quelle due cose. Ecco, ed è proprio qualcosa di completamente diverso. Levati dal cavolo, brutto ragno, cretino. Quindi, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Ditemi se questo lavoro vi piace. A me mi piace tantissimo. Ringrazio anche il buon Tech perché l'idea è sua di mettere queste qua, le zucca di Halloween sopra gli alberi. Quindi ringrazio anche Tech4Play perché l'idea è bellissima. Quindi mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Da iFlix è tutto.